Buongiorno cari amici e benvenuti alla giornata finale del Torino Jazz Festival. Benvenuti, qui siamo all'Urban Center che è ufficialmente chiuso, ma questa mattina lo abbiamo aperto per fare questo buongiorno e benvenuti appunto all'ultimo giorno del Torino Jazz Festival con la grande festa del 1º maggio. La grande festa del 1º maggio è una tradizione del festival fin dalla prima edizione. E in cosa consiste? Consiste in una grande kermesse nella quale celebriamo questa giornata fondamentale della nostra storia, con la musica, un po' come quella di Piazza San Giovanni a Roma, ma qui facciamo le cose in maniera un po' diversa. È una grande festa principalmente jazz, anche se poi mescoliamo i generi, attraversiamo i confini, come siamo stati abituati a fare in tutta questa terza edizione del Torino Jazz Festival, che ci sembra, forse non è ancora il momento dei bilanci, ma ci sembra già andata molto molto bene. Bene, cosa ci aspetta? Alle 15:30 appuntamento in Piazza Castello perché si susseguiranno 7 gruppi, alternati ovviamente ai momenti di incontro con i nostri presentatori che ci aiuteranno ad attendere fra il passaggio fra un gruppo e l'altro, anche con dei momenti più umoristici, altri un po' più seri, con citazioni letterarie. Insomma, abbiamo anche qualche sorpresa, qualche ospite sul palco, ma intanto la musica. La musica cominceremo con uno dei gruppi simbolo di questo festival, cioè Taranta Nera. Abbiamo molto parlato quest'anno di Mediterraneo, di attraversamento di confini stilistici, di abbattimento delle barriere. Ecco, Taranta Nera cos'è? È il gruppo Officina Zoè, quindi parliamo del Salento, del tarantismo, della grande tradizione della possessione della Taranta nel nostro Salento, nel nostro meridione, insieme a musicisti africani, in particolare senegalesi, tra cui è ben noto Baba Sissoko. Voi direte cosa c'entra la musica africana con il Salento? C'entrano e moltissimo, sia da un punto di vista antropologico, sia da un punto di vista stilistico, dal punto di vista dei ritmi, degli strumenti a corde, della danza, ma appunto anche dal punto di vista, diciamo così, più che religioso, direi rituale. Ecco, ci sono molti elementi in comune. Taranta Nera è proprio, la sintesi di tutti questi elementi. Sempre in tema di Mediterraneo e di sintesi, seguirà poi Giornale di Bordo, un quartetto trascinante con Antonello Salis, che ieri sera ha fatto la zattera, Antonello Salis, Gavino Murgia, Paolo Angeli con le sue chitarre modificate ed incredibili, e un grande batterista afroamericano, Hamid Drake, che è stato sul palco del 1º maggio anche lo scorso anno. Giornale di Bordo è un quartetto dove, diciamo, la componente sarda, in particolare del nostro Mediterraneo, è molto forte, molto trascinante. Un terzo appuntamento è poi il nostro appuntamento con la Juilliard, con la parte educational, la Juilliard Music, la Juilliard School of Music. Come sapete, dallo scorso anno abbiamo questa collaborazione tra il Conservatorio, il Fest di Torino, ovviamente, il nostro festival è la più importante scuola di musica statunitense. I docenti della Juilliard vengono a Torino, lavorano con gli studenti non solo del Conservatorio, ma anche di coloro che si sono voluti iscrivere ai workshop. E quest'anno abbiamo una novità, cioè questa sorta di saggio, di incontro fra i grandi docenti, tra cui Rodney Jones e gli studenti del conservatorio, diciamo che prende corpo sul palco del 1º maggio, diventa il saggio sul palco. E l'abbiamo chiamato Torino New York Round Trip perché suoneranno non solo gli studenti, ma anche appunto i docenti della Juilliard. Il quarto appuntamento invece è con un gruppo molto noto, un grande musicista italiano che è Paolo Fresu, il cui quintetto quest'anno celebra i 30 anni di esistenza. I gruppi jazz per definizione sono effimeri, non il quintetto di Paolo Fresu, che forse è uno dei gruppi jazz più longevi della storia del jazz e dei più longevi esistenti sulla scena internazionale. Vengono a Torino a celebrare i 30 anni di attività di questo grande musicista che non ha bisogno certo di presentazioni. Un altro trombettista immediatamente dopo di lui, ma è una novità per Torino, Ibrahim Maalouf. Forse non tutti lo conoscono bene, ma è un musicista molto affascinante, con uno spettacolo Illusions coinvolgente per i giochi di luce, i giochi vocali, gli effetti timbrici. Maalouf è un musicista libanese, è un trombettista libanese naturalizzato francese che ha mantenuto questo sapore appunto medio orientale, mediterraneo e al tempo stesso americano.
nella sua musica. È una musica danzante, fascinosa, intensa, che ci sembra rappresentare bene uno dei momenti clou della nostra, del nostro primo maggio qui a Torino. E poi gran finale con due gruppi, diciamo, molto elettrici. Anche la musica di Maluf in realtà è molto elettrica, si basa su dei groove molto intensi, ma a un certo punto sul palco salirà uno dei più grandi bassisti fusion della storia, Alain Caron, il canadese Alain Caron, con il suo quartetto. Noi abbiamo sempre questo spazio per gli appassionati della fusion il primo maggio, e Alain Caron, insomma, credo che sia ben noto a tutti, e ci porterà questa musica energica e agile al tempo stesso, come sono le sue dita sul suo basso. Gran finale con la grande musica italiana, spruzzata di jazz. Certo, non è per forza jazz, ma a questo festival, ormai l'avrete capito, siamo abituati a trascendere le categorie, come diceva Duke Ellington, andare beyond category, oltre le categorie. E allora gran finale con la gran musica italiana di Elio e le Storie Tese, in cui l'elemento jazz è evidente nei riferimenti a Frank Zappa, nell'uso degli assoli improvvisati, nelle strutture complesse, nei tempi dispari, insomma in tutto quell'elemento, ma anche nello humor, se vogliamo, molto surreale di questo gruppo eccezionale della nostra musica, che chiuderà in gloria, me lo auguro, il nostro Torino Jazz Festival, la terza edizione. Quindi appuntamento alle 15.30 in Piazza Castello per la grande festa jazz del primo maggio, alla terza edizione del Torino Jazz Festival. Un saluto da Stefano Zenni.